Continuano le opere sociali da parte della società FC Crotone, sempre sul pezzo, anche su questo genere di eventi e manifestazioni. Nella giornata di ieri, l'FC Crotone, nella persona del direttore generale Raffaele Vrenna, ha donato al Liceo Classico Pitagora un defibrillatore. Come ha detto il professore, è stata un'idea del professore Fico che richiedeva questo defibrillatore. Ovviamente noi siamo sempre sensibili e sempre ben accetti a questo tipo di iniziative. Comunque è molto importante un attrezzo del genere in un edificio scolastico che comunque può prevenire dei disagi importanti. Comunque il Crotone è da sempre vicino a campagne di sensibilizzazione, lo sarà sempre. Mi premeva molto continuare a sponsorizzare questa causa perché comunque non bisogna dimenticarsi di gente che è molto più sfortunata di noi e che soffre ogni giorno. Io spero che il mio appello arrivi forte a tutti quanti e che con la raccolta dei fondi arriveremo a una buona somma per cercare di alleviare un dolore grandissimo che sta colpendo questa popolazione. Io ho vissuto tanti anni fuori, sono tornato e ho visto una città che si è un po' fermata. Io spero che anche la città di Crotone possa andare avanti, possa non regredisca. L'aeroporto è importantissimo per la città di Crotone, come è importante la stazione, anche essa chiusa. Molti servizi che non abbiamo e bisognerebbe incrementare. Io penso che tutti uniti si possa migliorare le cose. A fare gli onori di casa, ovviamente, il preside dell'istituto scolastico che si è espresso in questi termini. Voglio ringraziare la dirigenza di quest'anno, che è rappresentata quest'anno da Gianni Vrenna. Nello specifico abbiamo avuto il piacere di avere stamattina il figlio di quest'ultimo, Raffaele, il direttore generale. Il Crotone Calcio, devo dire, è società sportiva seria, è società sportiva sana, è società sportiva per questo apprezzata anche a livello nazionale. È una società che lavora anche tanto per il sociale. È particolarmente vicina e lo è stata già l'anno scorso a questa istituzione scolastica, lo sarà anche quest'anno. Voglio ricordare che il direttore generale, il tramite del direttore generale, il presidente Gianni Vrenna, che voglio ancora una volta, ripeto, ringraziare, donerà nella prossima settimana all'istituzione scolastica un defibrillatore. Dunque un altro momento degno di nota per la società pitagorica che, oltre ad ottenere grandi successi sul campo, si dimostra vicina al proprio territorio. Ma Raffaele Vrenna ha parlato anche di Davide Nicola. Per quanto riguarda il calcio, il mister ha un contratto in essere con noi e io penso che lo onorerà. Adesso il mister è a Torino dalla famiglia per prendersi i giusti giorni di vacanza. Tornerà e ci sederemo soprattutto per capire quali sono le intenzioni di tutti. E anche quelle del mercato, perché a breve noi saliremo a Milano e inizieremo di nuovo, come tutte le estati, i nostri sali e scendi da Milano per il consueto mercato estivo. Sono Cataldo Arcuro, Matteo Briguglio dell'Istituto Ciliberto e Leonardo Crugliano Pantisano del Liceo Scientifico Filolao, i tre ragazzi premiati dalla sezione AIA di Crotone per meriti sportivi e scolastici. Una borsa di studio nata da una donazione da parte della famiglia di Massimo Impieri, ex associato ed ex poliziotto per il quale lo scorso anno è stato organizzato un memorial. Ancora commosso, il padre. È una delle tante borse di studio che dobbiamo fare, che abbiamo fatto, perché gli piacevano queste cose, gli piaceva fare l'arbitro, è stato per tanti anni il miglior arbitro della Campania, ha iniziato ad arbitrare a 13 anni, nella zona di Napoli che non è facile arbitrare. Poi ha proseguito fino a quando è andato in polizia e ha continuato. Eh sì, perché devo dire una cosa importante, diciamo, non chiamiamolo mestiere, ma fare l'arbitro forma i ragazzi tanto tanto, perché li forma di carattere, li forma per la vita, perché veramente è una cosa importantissima.
Presente alla consegna delle borse anche il presidente della FIGC Crotone, Pino Talarico. Sempre presenti, tra l'altro, quando una manifestazione fatta da una delle componenti più importanti della filiera del calcio, che è l'Associazione Italiana Arbitri. Noi come Federazione Italiana Gioco Calcio non possiamo sottrarci, anzi siamo onorati e contenti perché, diciamo così, nella autonomia dell'Associazione Italiana Arbitri e nel rispetto delle regole che loro fanno, noi siamo sempre presenti, anche soprattutto in questa iniziativa lodevole, veramente, quando si ricorda un collega, un associato arbitro, che tra l'altro, diciamo così, oltre al rispetto delle regole del calcio, era uno che faceva rispettare anche le regole della vita, un giovane sottratto alla vita a causa di un incidente tragico, uno che è morto sul servizio, era un agente di polizia, e quindi lodevole l'iniziativa dell'AIA, lodevole l'iniziativa del papà, che ha voluto, diciamo così, con questo ricordo mantenere viva il loro figliolo. Dal 2 al 4 giugno si è tenuto il 15° meeting di nuoto della città di Cosenza presso la piscina olimpionica. È un meeting davvero bello, mi sono trovata benissimo anche in albergo e qui la piscina è davvero bellissima. E poi è stato un momento anche per riverificare che cosa ho fatto, se il mio andamento sta andando bene. E niente, sono contenta di essere qui. Sto preparando per i campionati italiani che avverranno ai primi di agosto a Roma e nello stile libero in particolare, poi faccio anche dorso e delfino qualche volta. Sì, è la prima volta e senza dubbio positiva, il posto è bello, quindi soddisfatta. Sono ormai 10 anni che nuoto, mi è fatto avvicinare mio fratello perché nuotava anche lui e ha continuato a piacermi come sport, anche essendo particolarmente bravo, diciamo. La gara in cui vado meglio sono i misti, oppure anche il delfino, la rana. Diciamo che so fare un po' tutto, ma una mia pecca è anche il dorso.